Buongiorno a tutti. Oggi proviamo a disegnare molecole sulla pagina Disegnare molecole in 2D e 3D presente sul sito www.iorchem.init.it. Nel pannello a sinistra possiamo vedere una serie di icone che ci consentono di scegliere e utilizzare legami di tipo diverso, cicloalcani, areni e gruppi funzionali, mentre in verticale sono riportati i più comuni atomi che possiamo inserire. Se prendiamo ad esempio un benzene, possiamo metterlo sul nostro tavolo di disegno. Possiamo poi prendere dei legami singoli, aggiungerli fino a che la nostra molecola non avrà l'assetto che desideriamo, ad esempio inserendo anche legami multipli. Se inseriamo poi degli eteroatomi, completiamo la molecola che avevamo in mente e, quando questa è completa, possiamo tranquillamente inserirla nel pannello 3D cliccando su questo tasto. Ed ecco la nostra molecola che, mediante il mouse, cliccando e trascinando, può venire tranquillamente ruotata nella disposizione a noi più consona. Le molecole possono essere anche visualizzate tramite diverse modalità. La modalità più spartana è quella secondo l'uso delle linee, dei bastoncini, delle palline e bastoncini, oppure delle sfere di Van der Waals. È anche possibile mostrare in qualche modo una superficie di tipo Van der Waals in maniera puntinata, in modo tale che la molecola sottostante possa essere sempre visualizzata. Infine, è possibile mostrare la distribuzione degli elettroni nella molecola tramite la superficie di potenziale elettrostatico, la quale ci mostra con i colori più caldi, come ad esempio il rosso, la presenza di coppie elettroniche o comunque di centri dove c'è un eccesso di elettroni, dove gli elettroni si sono concentrati, mentre nelle zone blu avremo forte carenza di elettroni, quindi saranno centri con carica tendenzialmente positiva. Ovviamente i colori intermedi corrispondono a situazioni intermedie di concentrazione di elettroni.